cambia siamo noi. Sono Francesco Badalini, sono un consulente in agricoltura naturale e in economia del bene comune. Faccio parte del consiglio direttivo di economia del bene comune e arrivo a questa, diciamo, metodologia da un lungo percorso, diciamo, di formazione. E all'interno della rete è una specifica formazione e anche competenza proprio sulle aziende agricole. L'economia del bene comune viene dall'Austria, da Felber, che ne è il fondatore, e ha sempre faticato a discendere quella che chiamo io la linea Sigfrido dell'Alto Adige. Cosa abbiamo fatto per farlo discendere? Un corso in sostanza per consulenti, all'interno del quale abbiamo svolto dei bilanci. Ecco, questo ci ha permesso di avere dei punti di riferimento e anche aprire dei gruppi regionali in diversi punti d'Italia. Questi primi bilanci ci hanno dato la possibilità di conoscere l'azienda, approfondire e cominciare a fare rete tra le prime aziende bilanciate d'Italia. Nei percorsi che abbiamo avuto con le aziende agricole locali, il risultato molto importante è già un orientamento al cambiamento. C'è un'azienda che cambiato banca da quando abbiamo fatto il bilancio, sono aziende che hanno pensato di utilizzare, ad esempio nel proprio bed and breakfast, cominciare a utilizzare più detersivi naturali, chi è passata alla conversione al biologico, insomma tutta una serie di cambiamenti che il bilancio stesso innesca, in quanto quando si fa il bilancio del bene comune l'obiettivo non è tanto il punteggio, ma è ciò che rimane nell'esperienza e il percorso. Il mio percorso con l'economia del bene comune è iniziato seguendo una puntata di Report. Mi sono avvicinato a questo nuovo movimento finché sono approdato ad un incontro che era stato organizzato a Fano da un referente di Terra Institute, e lì ho potuto conoscere veramente da vicino l'economia del bene comune e sono venuto a conoscenza proprio di questi corsi che si tenevano dapprima all'Università di Padova e poi anche con altre tappe, Bolzano, Bressanone, Verona, eccetera, eccetera. E da qui ho iniziato il mio percorso che si è protratto fino al termine del corso dello scorso marzo. Quindi da allora sono diventato consulente per l'economia del bene comune. Il percorso da seguire per diventare consulenti è articolato su diverse tappe, tutte quante incentrate nell'analisi del bilancio del bene comune. Quindi con l'aiuto dei nostri insegnanti abbiamo sviscerato un po' delle aziende che ogni consulente portava come aziende pioniere da analizzare, e tramite questa analisi, con questi criteri, siamo riusciti a tirare fuori una relazione finale incentrata su questi criteri che vertono un po' sui temi della sostenibilità aziendale, sulla sostenibilità sociale. Questo è un po' la sostanza del corso. Nel mio caso ho portato un'azienda di installazione di impianti elettrici, un'azienda del settore edile, e facendo con gli imprenditori delle analisi specifiche, quindi confrontando con i principi del bilancio, ci siamo accorti che questa azienda è più vicina di quanto si pensasse ai criteri alla matrice del bilancio del bene comune. Quindi si è trattato un po' di affinare un po' di certi comportamenti verso obiettivi di sostenibilità. Abbiamo fatto questo lavoro, l'imprenditore è stato soddisfattissimo, siamo andati anche presso dei cantieri, quindi abbiamo visto come si svolgevano le lavorazioni, se queste lavorazioni potevano essere in conflitto o meno con quanto dettato dalla matrice del bilancio del bene comune. Quindi è stato un bel lavoro, soddisfacente e gratificante per entrambi. Come sono arrivata all'economia del bene comune? Parto da esperienze lontane. Dopo i miei studi in ingegneria economico-gestionale,
proprio attraverso l'Italia che cambia, ho trovato un articolo che parlava sull'economia del bene comune. E una cosa ha portato all'altra, insomma, e mi sono resa disponibile a promuovere questo meraviglioso e lungimirante modello in questa zona dell'Italia. Mi ha colpito molto dall'economia del bene comune il fatto che prenda il meglio di tutto ciò che è stato provato nel percorso economico dell'essere umano. È un approccio molto umile, molto aperto e soprattutto molto intelligente. Dà luce, mette in risalto tutti i modelli, è un modello che abbraccia i modelli. Quindi la cosa meravigliosa, il punto forte, penso, dell'economia del bene comune, del modello, è proprio il bilancio che riesce a misurare tutto ciò che di buono fai con i tantissimi modelli che esistono in giro per il pianeta per cambiare il paradigma. Per me Italia che cambia è uno stimolo per andare verso orizzonti nuovi. Ce n'è molto bisogno di ampliare gli orizzonti. Quindi, secondo me, queste parole Italia che cambia ci possono aprire verso questi orizzonti. In Italia c'è un sommovimento di persone che non fanno notizia, che si stanno muovendo e informando su vari temi. In agricoltura, per dire, c'è un ritorno non tanto degli agricoltori diciamo di professione, ma dei neoagricoltori. Questa è una delle notizie più belle, insomma, che possa esserci ed è un po' il termometro del cambiamento. L'Italia che cambia è consapevolezza, è diffusione del meglio, è un faro acceso sulla parte migliore dell'essere umano. E mettere l'attenzione su quello che funziona bene. E questo è prezioso, è fondamentale. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.